Ciao a tutti, ciao, ciao, buonasera, benvenuti a questa serata davvero, davvero speciale, una serata che abbiamo preparato da diversi mesi, giro con circospezione attorno al tavolino perché l'altra volta abbiamo rischiato la rovesciata tipo Carletto Parola sulla copertina delle figurine Panini. Bene, dicevo, benvenuti, è una serata davvero molto particolare, una serata che attendevo personalmente da tempo, mi fa piacere che la risposta sia stata calorosa, siete davvero in tanti e questo è anche un premio all'idea che abbiamo avuto, quella di numeri primi. L'idea principale di questa rassegna l'abbiamo esplicitata nella nostra locandina. Parliamo di sport per non parlare solo di sport e per fare questo, per concretizzare questa idea, avevamo bisogno di interlocutori di un certo tipo, interlocutori particolari che non fossero incasellabili sotto una categoria specifica. Storie uniche, numeri primi appunto, quei numeri che aritmeticamente per definizione sono divisibili solo per se stessi e per l'unità, numeri a parte il 2 necessariamente dispari, perché le storie che vogliamo raccontarvi sono davvero storie senza pari come quelle che ci porterà questa sera il nostro ospite. Insomma, siete venuti per ascoltare lui, è inutile che vi racconti chi è. Voglio solo dirvi una cosa, perché questa sera abbiamo voluto fare un upgrade rispetto ai numeri primi. Stasera abbiamo scelto un numero uno assoluto, i motivi li conoscete più o meno tutti, io ve ne aggiungo uno. Ovviamente per invitarlo avevamo messo sul piatto un, fra virgolette, gettone. Ho chiamato il nostro ospite un paio di settimane fa per dirgli, beh, dammi le tue coordinate e provvediamo al bonifico. Lui mi ha detto, no, facciamo così, scegliete un ente benefico e lo destiniamo a quell'ente. Due le condizioni, sì, l'applauso è meritatissimo. Erano due le condizioni che aveva posto, una che l'ente fosse operativo qui sul territorio e la seconda che, siccome comunque parliamo di sport, anche se per non parlare di sport soltanto, che fosse con qualche attinenza sportiva. Allora, l'organizzazione di Numeri Primi ha scelto chi di quello che ha donato il nostro ospite può davvero fare ottimo utilizzo. Abbiamo scelto il Panathlon di Modena, allora faccio salire sul palco Maria Carafoli e Gianfranco Giovanardi. Non ho un mazzo di fiori, ho un mazzo di microfoni. Maria, grazie. Gianfranco, buonasera, benvenuti. Vi chiedo, venite pure avanti, di spiegarci di cosa si occupa la vostra organizzazione, chi siete e soprattutto come utilizzerete ciò che il nostro ospite ha voluto donarvi. Sì, Panathlon International ha 360 club nel mondo. Si occupa principalmente di diffondere i valori dello sport, i valori veri, quelli della solidarietà, quelli di fare un'attività che promuova lo sport, che ha tutte le componenti dell'agonismo, della socialità, ma soprattutto quella di creare intorno a noi tanti volontari, come penso siano qua anche questa sera, e che creino soprattutto le condizioni per far sì che progetti sportivi, soprattutto noi nell'area handicap, possano avere una continuità. Io voglio ringraziare molto Federico Boffa, perché da anni sosteniamo diversi progetti e li sosteniamo con continuità, perché non si possono erogare fondi per poi, come dire, fare uno a tantum. Bisogna che in questo caso abbiamo scelto una società di basket modenese che è riuscita a portare sul campo della palestra delle Ferraris tanti ragazzi con disabilità mentali e in pochi anni questi ragazzi sono diventati dei veri atleti e quindi noi destineremo, non transitando dal Panathlon, ma il dottor Buffa vedrà che
nel libro che gli abbiamo consegnato, perché noi abbiamo fatto pochi giorni fa i 60 anni, consegniamo al dottor Buffa il nostro, abbiamo fatto un piccolo volume che racchiude proprio le attività che noi sosteniamo, e direttamente quello che erogherà il dottor Buffa verrà dato alla società di basket Modena, che ha questi grandissimi educatori specializzati in questa attività, e che quindi loro potranno continuare molto serenamente le attività. Quindi grazie, è troppo generoso. Non mi era mai capitato, devo dire, di trovare una persona che lascia il gettone. Abbiamo trovato tanta solidarietà, abbiamo tanti aiuti ovviamente per sostenere gli 8 progetti che noi abbiamo, però un personaggio come lui non mi era mai capitato, quindi lo invito a venire a una serata al Panathlon, e credo che davvero meriti questo grandissimo applauso. E allora, dottor Buffa, salga, così le consegniamo i suoi meritati doni. Signori, è il momento, è arrivato. Federico Buffa, qui in piazza Ciro Menotti a Fiorano. Nessun problema, abbiamo organizzato i botti anche. Abbiamo i doni, la busta in cui viene... Eroga direttamente a loro, perché c'è il conto corrente dei ragazzi. La prima volta che viene a Modena la porteremo a vedere come giocano a basket questi ragazzi. Volentieri, grazie mille. E il libro con i 60 anni di attività, eccolo, perfetto. Grazie ancora. Grazie, grazie. Noi appoggiamo il microfono senza fare dei danni, che siamo specialisti. Ciao, ciao. Buonasera, ciao avvocato, buonasera, benvenuto. Buonasera. Cominciamo. Allora, ho chiesto con un messaggio a Federico negli ultimi giorni, ho detto: ma prepariamo qualcosa per sta serata o andiamo così liberi senza paracadute? Lui ha detto: ruota libera, benissimo, problemi tuoi. Cominciamo da un ricordo, perché qui c'è un luogo del destino di Federico Buffa, teatro, lì. Era l'ottobre del 2013, tu sei venuto qui a parlare di Black Jesus, che è il libro che ha segnato, insomma, una certa parte della tua vita. Parlavi di basket, un sacco di basketari nel pubblico, convinto di continuare a parlare di basket anche su Sky, e poi... Innanzitutto, scusate, grazie per essere qua, è veramente un piacere. Credo che un gentiluomo non dovrebbe mai parlare di due cose: le sue ex e la beneficenza che eventualmente fa. Sono un po' imbarazzato da questa cosa, ma Se vuoi parliamo anche delle tue ex, no. Toglierci il pensiero subito. No, io non mi ricordavo che fosse questo, però ho notevole contezza della situazione. A oggi, lo so che sembra strano spiegarlo, io non ho mai ricevuto formalmente una comunicazione da Sky che non dovevo più commentare l'NBA. E sono passati 6 anni. Quasi sei anni. Il giorno successivo io ero sicuro di dover commentare la partita e mi ero anche preparato per commentarla. E poi mi è stato detto che il posto in parcheggio sotto a Sky non era già stato occupato e che quindi non sarei dovuto andare a commentare la partita. E non ci fu e non c'è mai stata una comunicazione formale che io non lo dovessi fare, però mi sono reso conto che... Come la Corea del Nord e la Corea del Sud, sostanzialmente. Bravissimo, sei in tregua. Bravissimo, fantastico. Se stasera ricominciano i coreani del Sud e i coreani del Nord, non c'è niente da dire, perché non è mai stato firmato un trattato di pace. È semplicemente un cessate il fuoco, praticamente. Quindi potrebbe essere che magari gara 6 stanotte non la credo, commenti. Non credo. Ma a proposito di gara 6, ma da quella serata lì sono nate poi le tue storie che inizialmente parlavano di basket con un titolo particolare. La mia vita è un po' strana negli ultimi 10 anni, sono stato tentato da varie cose, tra cui andare a vivere in Oriente. Ero convinto che sarebbe stata la cosa migliore per me. Ho passato tanto tempo andando verso Occidente, ho controllato recentemente il numero di timbri sul mio passaporto,
ho 117 viaggi negli Stati Uniti perché li ho tenuti tutti, e più passa il tempo più io credo che sia conveniente andare verso Oriente, che è anticlimatico rispetto al sorgere del sole, però secondo me lo è nel percorso di un essere umano. So anche esattamente qual è l'ultima immagine che vorrei vedere nella mia vita, che è un magnifico Buddha che c'è in Corea del Sud e che comunque a casa mia vedo più o meno tutti i giorni. E invece per quello strano motivo per cui noi facciamo piani mentre la vita succede, la vita stava succedendo e non me ne accorgevo, mi è stata proposta di fare un piccolo programma carbonaro quasi per Sky Sport legato a vecchie storie di basket. Il direttore attuale di Sky Sport, che all'epoca era l'uomo responsabile del calcio, disse: ne potresti raccontare una anche di calcio? Io dico: ma non saprei cosa dire. Scegliene una. E la scelsi più o meno la mattina stessa in cui la girammo, l'infanzia di Maradona, la improvvisai sul posto e loro dissero: vediamo se si può fare qualcosa. E da lì è nato tutto questo. Beh, non è andata male, tutto sommato. No, devo dire che non è affatto andata male. Però come sempre, quando non succede quello che avresti voluto succedesse, non sai veramente come sarebbe andata la tua vita. Quindi non è, e non mi posso certo lamentare di quello che mi è occorso, però non so neanche come sarebbe stato andare a vivere in Oriente, che tipo di uomo sarei diventato, quanto avrei imparato, come mi sarei adattata a una realtà così diversa da quella a cui provenivo. Quindi sicuramente sono soddisfatto di quello che è successo, ma mi piacerebbe provarci ancora. Beh, siamo soddisfatti anche noi, perché fosse andato a vivere in Giappone era un po' scomodo averti qui stasera. Ringraziamo per questo Federico Ferri, che è il direttore di qui sopra, che ti ha proposto di raccontarci queste storie, che ti ha aperto un secondo tipo di parabola, di traiettoria rispetto a quella che eri abituato a frequentare in precedenza. Io credo che sia importante ogni tanto avere il privilegio di prendersi del tempo. Credo che ormai nel mondo contemporaneo ci sia una nettissima divisione, non tanto su questioni storiche, quelle che siamo stati abituati a considerare, quanto che il privilegio è chi ha tempo per se stesso. Avere qualità del tempo per se stessi, secondo me, oggi divide la vita degli esseri umani. È un privilegio enorme, incommensurabile. E anche in altri momenti della nostra vita prendersi del tempo è fondamentale. Può essere un respiro, o può essere raccontare una storia avendo il tempo per farlo. Scegliere la ritmica della storia, le nuance, le contrapposizioni, potersi permettere una digressione funzionale di un grado per tornare poi sul tema principale. Ecco, questo sinceramente è, credo fisiologicamente, abbastanza adatto a me. Ogni giorno impari a pensare di farlo meglio e aver avuto la possibilità di andare anche su un palcoscenico per via di spettacoli teatrali in cui io ho l'opportunità di partecipare ti aiuta a parlare in un altro modo, a prenderti il tempo, perché sei obbligato in teatro, devi battere le finali, devi sperare che tutti quanti ascoltino la parola sino in fondo, cosa che in televisione è del tutto irrilevante, il ritmo televisivo è un altro. Ecco, trasferire per osmosi quello che facevo in teatro nella mia attività televisiva e viceversa, credo che abbia allungato in meglio il tempo della narrazione, e più l'argomento è complesso, più secondo me devi prenderti il tuo tempo. Tra i vari privilegi che ti sei concesso nella tua vita ce n'è uno che ritorna, cioè quello di ogni X tempo provare a fare qualcosa che non sapevi o pensavi di non saper fare, e che invece è verissimo. Tra le telecronache, le storie, il teatro, hai sempre... Vieni a sederti qua. No, perché? Vieni a sederti qua. Bene. Ok. Adesso tu sei quello che ha questo privilegio, io sono quello che sta facendo la domanda. Non credo di essere alla stessa altezza. Aspetta, chi c'è seduto lì? Quello più piccino, quello piccolo? Il mio bimbo, Leonardo. Il tuo bimbo. Come si chiama la persona che c'è di qua? Silvia. Silvia. Fai conto che io sia AI, che sta per Alessandro Iori e non per Allen Iverson o Intelligenza Artificiale. Allora io ho delle idee come queste. Ogni 15 anni io mi piglio il privilegio di fare una cosa a cui non sono abituato, il che mi obbligherà a cercare nuovi stimoli. Ma io non ho Silvia che mi dice: oh amico, fai le due o tre cazzate che sai fare, non permetterti queste divagazioni, perché io non ho
almeno che io sappia, un bambino. E quindi non ho un onere di quel tipo lì, una responsabilità di quel tipo lì. Torna di qua. Torno di qua, ecco. E quindi io vivo sotto la dipendenza principale, secondo me, per un essere umano, che non sono gli oppiacei, bensì l'assenza di responsabilità, che è una roba pazzesca. Non avere responsabilità nella vita è una cosa pazzesca, cioè tu fai sempre solo quello che va bene a te, non devi fare qualcosa per qualcun altro. E il problema è tornare indietro da questa dipendenza, è quasi impossibile, perché tu pensi sempre di poter costruirti la vita mentre succede, fare sempre quello che sia adatto per te. E se anche sbagli, non devi render conto a nessuno. E questo è un grande lusso, sicuramente. Però c'è, secondo me, e l'hai già sfiorato vagamente in quello che ci hai detto, un tema che ritorna negli uomini che hai raccontato, soprattutto quelli di più alto livello, e che secondo me ha contagiato anche te in maniera abbastanza evidente. Quel tema è l'ossessione. Sì. L'ossessione, sì, è una componente necessaria per essere dei fuori classe. Io penso che sia necessaria più o meno per tutto. La settimana scorsa ho avuto un privilegio teatrale, nel senso che ho raccontato all'interno di una storia musicale la vita durante i 4 anni di gestazione del film di Stanley Kubrick, a mio modo di vedere uno dei 10 personaggi più influenti del Novecento. E la componente ossessiva di quest'uomo, il film è 2001, Odissea nello spazio, che l'anno scorso ha compiuto 50 anni, ma è di un'attualità abbacinante. Ecco, senza la componente ossessiva lui non è in grado di segnare il territorio in quel modo, di imporsi così tanti traguardi. Praticamente lui, durante il film, si vedeva proposti dei problemi. Ma lui è un essere umano che pensa che se lui può pensare una cosa, allora la può filmare. Non è vero, non è vero, a meno che tu non sia lui però. E quindi io credo che questa componente ossessiva che ce l'ha Cristiano Ronaldo, ce l'ha avuta Michael Jordan, cioè questa idea di non fermare, non avere abbastanza limiti. In fondo Michael Jordan, il giorno in cui l'hanno premiato, inserendolo nella Hall of Fame del basket, ha detto una cosa con cui io credo tante volte dovremmo dormirci assieme, cioè avere la maglia con scritto che le paure, come i limiti, spesso sono soltanto un'illusione. Se ti metti qui e pensi, dici no, non è vero, le paure non sono soltanto delle illusioni, sono dei fatti formali, ci sono tante cose di cui abbiamo diritto a aver paura. Ma se lo vedi dal suo punto di vista, sono persone che non accettano l'idea di avere un limite. In questo momento si sta celebrando il 500° della morte di Leonardo da Vinci. C'è una mostra a Milano dove ti permettono di essere lui per un certo periodo di tempo. Praticamente ti immedesimi nella sua visione del mondo e ti accorgi che quest'uomo non ha mai considerato l'ipotesi di un limite. Se no non può dipingere la Vergine delle Rocce e progettare le prime macchine volanti, se no non può progettare fortezze e le chiuse sul naviglio, non può sezionare i corpi a Padova e disegnarli in quel modo. Vuol dire che lui non considera, ed è una mentalità da uomo del 400, che ci sia realmente un limite. E questo mi affascina da morire, a tutti i livelli espressivi, che siano artisti, che siano sportivi, che siano semplicemente gente che sta dettando un'agenda, inizialmente per sé, che poi per osmosi arriva al resto dell'umanità. Io credo che meritato, giusto, giusto. La tua parabola televisiva, teatrale, giornalistica, in senso lato, si fondi su un attributo fondamentale dell'essere umano, cioè la parola, che in questo momento potrebbe essere considerata secondaria rispetto all'immagine, ma che proprio per questo, per la sua sfida continua con l'immagine, invece deve essere scelta, credo, con ancora maggiore accuratezza. E in questo senso ti chiedo quanto ti ossessiona nelle tue storie, nelle tue performance, cercare la parola giusta, l'espressione adeguata, il modo giusto per trasmettere un'emozione. È la mia ossessione principale.
Posso chiederti che cosa pensi della nostalgia? Dove collochi la nostalgia nelle sensazioni probabili da un essere umano? Come accezione? Come accezione. Io la coccolo la nostalgia. Cioè è un diritto che abbiamo? Sì. È troppo vintage? No. No. Ci penso tante volte a questo concetto di nostalgia. Ammetto di essere afflitto da nostalgia, ma non ho tutta questa attrazione per questo mio stato mentale. Quindi io con molta costernazione noto che in questo momento moltissimi ragazzi italiani parlano con un vocabolario di 3.000 parole e molte sono parole sincopate, contratte nella lingua scritta alla velocità di oggi. E quindi secondo me ogni tanto un ragazzo italiano dovrebbe prendersi un libro di un autore degli anni 50-60, scegliamo Calvino che è più facile, e notare quante parole ci sono nel vocabolario italiano che sono attualmente desuete, che non vengono utilizzate nella conversazione, non dico di tutti i giorni, ma in generale. Non so se questo mondo esisterà ancora fra 50 anni, ma probabilmente anche prima, un mondo dove si possono utilizzare tante parole, perché probabilmente sarà sostituito da altri concetti, da immedesimazioni e immediatezze differenti. Però finché siamo su questo pianeta Terra, in questa fase della storia dell'Homo sapiens, secondo me la parola è importante. Anzi, avendo purtroppo fatto anche l'avvocato, mi rendo conto che le parole contano e rispondiamo, o dovremmo, di quello che diciamo. E non sempre lo facciamo, per cui ho una devozione nei confronti della parola e penso che tante volte le cose migliori che magari ho provato a dire sono dovute a cose che ho ascoltato. Vale rubare, vale, assolutamente, lo facciamo tutti e secondo me è giusto dirlo. Per cui non so se per caso ti è capitato di vedere la storia su Gaetano Scirea. Sì, sì, assolutamente. Il finale della storia è tratto da un film indiano. Io, viaggiando molto intercontinentale, preferisco, piuttosto che dormire, vedere tanti film, anche 6 durante il viaggio, e non lascio mai lì almeno 2 film indiani di Bollywood, perché mi accorgo che loro pensano totalmente diversi da noi, ma a differenza di altre culture comunicate poco, tipo l'estremo orientale, gli indiani comunicano tanto le loro visioni e hanno questa visione del mondo molto circolare, ovviamente, sanno di essere una delle 2 culture che possono andare indietro di 5.000 anni senza interruzione di continuità e dicono delle cose forti. E mi aveva colpito tantissimo in questo film questa idea che nella cultura indiana c'è questo approccio visivo al fatto che veniamo al mondo con piccoli pugni serrati e ce ne andiamo con le mani aperte. E io ho detto, è vero, ma io personalmente non so tu, non so voi, io non ci avevo mai pensato che ci fosse così tanta distanza tra come veniamo al mondo e come ce ne andiamo per via della posizione delle mani. E allora, come spesso mi succede, se sento una cosa che mi piace, la scrivo, non so quando servirà. Guarda che vengo lì e torni qua, E quindi tantissime volte io scrivo una cosa 10 anni prima e magari 10 anni dopo dov'è che l'avevo messa, se ce l'ho scritta, ce l'ho, magari dopo 2 giorni la trovo ed è una cosa che penso sia utile per un concetto che cerco di esprimere. Io credo che la parola vada trattata con rispetto, ma sia anche una materia ostica per, mi ci metto in mezzo anch'io, noi che parliamo a un pubblico. Mi è capitato l'anno scorso durante i mondiali di essere bacchettato da un giornalista amico, ora direttore, che AI commentava, esatto, per l'utilizzo durante una telecronaca dell'espressione, secondo me di comprensione comune, sliding door. Lui mi ha detto: no, non stai parlando a un pubblico di una pay TV mediamente sul pezzo, stai parlando su Italia 1. Sei uno snob, sei un fighetto, hai voluto metterci la firma, ma non farlo più. Io sono d'accordo fino a sei uno snob o sei un fighetto. Secondo me è giusto quello che ha detto, perché nel momento in cui parli a una platea grande devi accettare l'idea che c'è un pubblico 0,90. Penso che in questo momento sia fondamentale il contributo che sta dando Alberto Angela. Alberto Angela ha avuto dalla televisione di Stato
l'onore e l'onere di poter parlare in orario di maggior ascolto, sulla rete di maggior ascolto, di temi che normalmente non occupano il sabato sera degli italiani. E se lo ascoltate, è quasi impossibile che utilizzi un termine che non sia comprensibile dalla maggior parte degli 090. Io credo che la divulgazione sia correttamente interpretata così, se tu devi divulgare. In quel momento probabilmente, non so chi fosse che te l'ha detto, ti diceva che secondo me non è tanto che ti ha voluto dire il concetto, è che ogni parola detta in inglese, se il pubblico è 090, avrebbe bisogno di una traduzione. Mi ha detto, l'italiano ha tutto. Sì, ce l'ha. Il problema è che l'inglese esprime con due parole, soprattutto perché è di accezione mondiale, un concetto che ci metteresti di più a dire. Però posso capire perché l'ha fatto. La mia obiezione era un ragionamento esattamente di economia, cioè mi ha fatto risparmiare tempo durante una telecronaca in diretta. Però ti chiedo allora se c'è, secondo te, un limite non negoziabile in cui essere brillanti nell'espressione senza diventare elitari in qualche modo. Penso che ognuno che faccia il mestiere che fai tu ha il dovere di porselo ogni giorno. Non c'è una risposta perché il confine non è identificato, però è vero, questo è un argomento che tante volte ho discusso col mio partner di telecronaca storico Flavio Tranquillo, su quanti termini tecnici si potessero usare anche se sapevi che era una pay tv e che il 90% di quelli che ti ascoltano sono amanti del genere. Però è un confine molto labile, capisco perfettamente chi pensa che dovrebbe essere spiegato meglio un concetto. Io credo che ci sia una progressione, no? Tra l'essere divulgatori e l'essere elitari, ma in mezzo c'è quello che siete stati per me, tu e Flavio, con le vostre telecronache, cioè stimolanti. Io tre quarti delle cose che dicevate voi non le capivo, ma le andavo a cercare. Flavio ti direbbe esattamente così, ovvero sia, quando crescevamo noi mica capivamo tutto, anzi, ma in un'epoca dove non avevi il privilegio di digitare e avere, ma dovevi andartele a cercare, abbiamo cercato di comprendere che cosa ci veniva detto. Non è più il mondo contemporaneo, però secondo me Flavio pensa esattamente quello che pensi tu. E cioè io vorrei stimolare i ragazzi di oggi ad andare a cercare una cosa, anche perché hanno accesso molto 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 più frequente e facile a quello che gli interessa. Tutto questo ci riporta all'inizio della tua avventura da commentatore del basket, perché dopo la prima telecronaca ti hanno detto ma questo a chi parla? Degli scappati di casa? Non l'hanno detto a te, l'hanno detto a chi mi aveva messo lì. Ed effettivamente, ma questo qua che sta parlando ha degli scappati di casa come lui, probabilmente aveva anche ragione. E quindi lui disse, me lo fai sparire, vero? Al direttore dell'allora Telepiù. E il direttore di Telepiù invece pensava che ci sarebbe stata la possibilità di migliorare col tempo e fece melina. Ma se l'amministratore delegato avesse insistito, in quella settimana lì la mia carriera sarebbe iniziata e terminata. E quindi erigiamo una statua equestre ad Andrea Bassani, che ha tenuto il punto e ti ha difeso, senza il quale non avremmo mai avuto Federico Buffa. Beh, io lo ringrazio ovviamente. In tutto questo però possiamo dire che è capitato anche a un uomo che, visto da fuori, è totalmente di successo come te, di avere delle delusioni professionali? Ti manca una partita nella tua traiettoria? Sai già la risposta, eh? Sì, il motivo per cui io pensavo di voler andare a vivere in Oriente, perché speravo di poter fare la partita, commentare la partita. Nella Olimpiade del 2014, l'Olimpiade londinese, Sky fece uno sforzo produttivo immane producendo tutte le gare dell'Olimpiade, e io devo dire la verità, sognavo di commentare quella finale. Non era difficile capire che quella finale sarebbe stata la più bella finale di tutti i tempi. C'erano in campo una ventina di giocatori NBA giocando con le regole della FIBA che avvicinano la partita, e in effetti fu una partita meravigliosa, ma Sky non considerò l'ipotesi di mandarmi. E quindi io stavo per smettere, però in maniera un po' triste, e lì mi venne proposto di fare l'altra cosa, quando io ero già sicuro di andar via, e ho detto dai, facciamo un altro anno, uno solo, e poi vai a vivere dove vuoi, e poi è andata così. Ma a proposito di basket, ti porto dall'inizio all'attualità strettissima. Vabbè che, come si intitolava la tua trasmissione, non è più l'NBA dei nostri, vostri padri,
Ma siamo pronti per un titolo in Canada? In Canada. E guarda, l'NBA è fatta per cambiare lo status quo ante. Qual è la prima lega internazionale di basket e di qualsiasi sport ad aver aperto una sezione femminile? Loro. Qual è la prima lega che ha fatto arbitrare le partite da donne? Loro. In quale lega per la prima volta un giocatore ha fatto coming out sulle sue orientamenti sessuali? Loro. E quindi sono destinati a diventare anche la lega che permetterà una situazione anomala, perché a quel punto chi ti invita a casa del presidente? Trump o Trudeau? Devi andare una squadra della Lega americana andrà probabilmente a visitare il presidente del Canada o sarà invitata dal presidente canadese. Non so se ci hanno mai pensato a questa cosa, però sicuramente sarà un momento piuttosto sorprendente, perché di fatto è una Lega americana, dovresti andare dal tuo presidente, invece probabilmente no, se dovessero vincere andranno da loro. Mi hai offerto l'assist per per chiederti della storia americana, perché tu da 40 anni, lo hai detto, frequenti gli Stati Uniti, 117 viaggi, ora sei passato da Jimmy Carter, Ronald Reagan, George Bush padre, Bill Clinton, George Bush figlio, Barack Obama, Donald Trump. È un bug del sistema o è la perfezione del power to the people? Scegliete voi chi vi governa. Guarda, questo è un argomento di, secondo me, enorme interesse. Non so se l'audience vuole un approfondimento di questo tipo. Proviamo. Allora. Tanto abbiamo carta bianca, possiamo dire quello che ci pare. Insomma. Parliamo di sport per non parlare solo di sport. Però secondo me è un argomento interessante, perché gli Stati Uniti sono comunque lì e sono un punto di riferimento, specialmente nel mondo occidentale. La loro leadership adesso è messa in seria discussione dalla Cina, come diceva giustamente Napoleone, meglio che riposino quelli, perché se torneranno, e tanto sarebbero tornati, cambieranno gli assetti del mondo. Ci sono sempre le mogli nelle storie degli uomini che fondano le nazioni, e c'erano le mogli dei padri costituenti degli Stati Uniti, dei vari Jefferson e tutti gli altri che hanno creato gli Stati Uniti moderni. E alcune di queste donne si sono raccomandate che nella Costituzione entrassero parole che avrebbero lasciato un po' impatto. Per esempio la parola donna non c'è. Nella Costituzione americana non compare. Compare in una parte, in un emendamento, il concetto di felicità, ma donna non c'è. Lei si era molto raccomandata e non è entrata. La Costituzione americana è la più antica Costituzione vigente sulla faccia della Terra. Quando tu esamini la loro storia, la loro traiettoria, esamini veramente il mondo moderno, è difficile cercare di capire come pensano loro. Per esempio, domanda. È giusto buttare giù lo stadio di San Siro per costruirne un altro sopra quel posto? No. No. Però i club milanesi ti direbbero sì, ma noi dobbiamo monetizzare. Cosa? Nella cultura americana gli stadi, gli edifici vanno giù con grande naturalezza. Hanno buttato giù grattacieli di Frank Lloyd Wright, non gli interessava niente. Hanno buttato giù stadi per farne degli altri. Nella nostra tendiamo a non farlo. Per noi una pietra antica ha grande valore, per loro una pietra antica deve andare giù. In Giappone, per esempio, il principale tempio della cultura shintoista, nella cittadina di Ise, ogni 20 anni viene ricostruito da migliaia di anni, perché loro non sono preoccupati che resti nel tempo la pietra, non sanno cosa farsene, costruiscono in legno e mettono in preventivo che possa bruciare. Vogliono che il disegno originale torni ogni 20 anni, e col legno che loro sanno è quello adatto lo ricostruiscono ogni volta. È impensabile per la nostra cultura. Noi non buttiamo giù le pietre, loro costruiscono in legno e rifanno. Gli americani buttano giù. Con la dinamite. Esatto, ma quando tu gli proponi un discorso su questo argomento, dico: perché c'è un altro sistema? Se tu non aggiorni continuamente chi sei, non progredirai mai. Noi non guardiamo indietro, guardiamo sempre avanti.
Quindi perché non buttare giù? È molto più funzionale, costruiremo qualcosa di meglio sulla base delle tecniche che conosciamo. Cosa vi interessa tenere in piedi delle cose di cui sconterete l'età? Per un americano è impensabile che nelle due zone tremendamente terremotate come le Marche e l'Umbria ci sono dei paesi con strutture medievali che sono crollati, che non ci sono i soldi per ricostruire. Tolentino ne scelgo uno, quindi nascerà nuova Tolentino un po' più a sud con dei prefabbricati, e quelle case che sono crollate non saranno mai più utilizzabili. E loro direbbero: perché? Perché ragionate in questo modo? Bisognerebbe costruire per il futuro, ma gli italiani non costruiscono per il loro futuro. Abbiamo degli straordinari architetti, ma tendiamo a bonificare quello che esiste già. È proprio la percezione opposta del mondo, è il vecchio mondo come il nuovo mondo. Però un americano ti farebbe notare: scusi, quanto spendete nel vostro paese per intelligenze artificiali? Cioè il futuro dell'umanità. Poco. Poco. Quindi, vediamo un attimo i numeri. I cinesi spendono, orca miseria, guarda quanti milioni di dollari, anzi già che guardo al meglio, miliardi di dollari. I tedeschi spendono 600 milioni sulle intelligenze artificiali, noi non arriviamo a 70. È piuttosto significativo o no? Sembra che non vuoi pensare chiaramente a che cosa succederà, vuoi vivere questo momento con una forte spinta dal passato. Quindi quando mi chiedi la questione del loro sistema, io non voglio rassegnarmi all'idea che la democrazia liberale sia un dio che ha fallito, questo non lo voglio pensare, almeno ho poco tempo ancora da vivere, ma io questo concetto non lo voglio abbandonare. E loro ti dicono: certo che non è un dio che ha fallito, noi continuiamo a creare questo sistema. Gli americani hanno una costituzione che è pensata per non avere dei monarchi, quindi è l'antitesi agli inglesi che li hanno generato, che hanno ancora la monarchia. Quindi non solo non c'è un monarca, ogni 4 anni ne vogliamo un altro potenzialmente. Fino al presidente Roosevelt, quello della seconda guerra romana, Franklin Delano Roosevelt, avevi un limite inesistente per quanto riguardava il numero di mandati, lui ne ebbe 4, da lì in poi puoi averne soltanto 2 consecutivi. Io voglio una novità se ho l'opportunità di cambiare, e permetto a quest'uomo, a questa donna, e ci siamo andati vicino l'anno scorso, 2 o 3 anni fa, di avere una quantità di poteri che sulla terra non ha praticamente nessuno, quindi a dare un indirizzo politico molto vicino a quello che crede, indipendentemente dagli effetti. Fra 4 anni, tanto è uscente e quindi si può ricandidare, vediamo i risultati e lo facciamo decidere da quelli che votano. Io credo che il loro sistema sia barbaramente efficace, ma è il sistema che loro pensano sia più adatto a chi sono. Vogliono un leader il quale risponde di quello che fa. È difficile trovare questo concetto in un contesto democratico se non da loro. In questo senso, quanto con un mondo anche, diciamo così, da filtri, se non abbattuti, comunque rarefatti, dalla comunicazione immediata via social, possono essere influenti gli sportivi americani di oggi? Guarda, non soltanto gli sportivi americani di oggi. Recentemente, quando ci fu la presentazione del documentario su Gaetano Scirea, c'era Giorgio Chiellini, il capitano della Juventus, che è il capitano attuale. La Juventus ha un sistema piuttosto interessante. Quando andate, non è una cosa che si può fare facilmente, a meno che non vi facciano fare il giro dello stadio, nel loro spogliatoio, il percorso che i giocatori della Juventus fanno per andare dallo spogliatoio alla scaletta per entrare sul terreno di gioco è tappezzato con le foto di tutti i capitani della Juventus. Cioè, quindi la società vuole che i giocatori che stanno entrando in campo stiano sotto gli occhi dei grandi capitani della storia della Juventus, che vi ricordo è la seconda squadra per data di fondazione dopo il Genoa. Quindi hanno questa idea. Chiellini dice: io vorrei dire, aggiungere un concetto all'idea di capitano. È evidente che noi sportivi oggi, è brutto dirlo, ma lui disse è così, in molti casi sui giovani abbiamo più influenza dei loro insegnanti e in molti casi anche dei loro genitori. Quindi oggi non si può più ragionare come si è ragionato in passato dal punto di vista di un atleta professionista che si comporta in maniera, per esempio, dissoluta,
perché noi possiamo influenzare nel bene e nel male un comportamento di un giovane italiano, e che abbiano più influenza dei loro insegnanti, questo è evidente. Quindi non è soltanto negli Stati Uniti, ovunque un modello sportivo sia visibile, secondo me ha anche il dovere di pensare a che tipo di influenza possa avere. Ed è stato Muhammad Ali il più influente degli influenti? Per il mondo afroamericano indubbiamente sì. Muhammad Ali è il primo afroamericano che unisce all'atto tecnico l'atto gestuale. Quando vedete un grande sportivo americano che si batte sul petto, finge di lanciare la freccia come fa Usain Bolt ogni volta che vince la medaglia olimpica, o un grande afroamericano che gioca a football, qualsiasi cosa faccia, fino a lui nessun afroamericano si era mai permesso di unire una gestualità all'atto sportivo. Lui lo fa, rischia, ha rischiato varie volte secondo me una pallottola in testa, e alla fine invece sarà l'unico afroamericano della storia più o meno che ha apertamente attaccato l'establishment, che è morto di morte naturale. E quindi lui ha un valore simbolico secondo me per tantissimi atleti. Primo, un atleta può avere una coscienza sociale. Secondo, un atleta può esprimere un'opinione politica. Terzo, deve saper rispondere di che cosa dice, ma non può sottovalutare che ruolo ha. E lui lo ha fatto, e credo che non sia un caso che LeBron James, 15 minuti dopo l'annuncio della sua morte, sia stato il primo a twittare grazie, perché hai segnato la strada per tutti quelli della nostra razza che sono venuti dopo. Oh, a questo punto io sono quasi a un bivio, perché Muhammad Ali mi porterebbe da una parte, LeBron James dall'altra. Scelgo Muhammad Ali. Prima mi hai chiesto qualche informazione su numeri primi. C'è un'idea che sta lievitando e che vedremo se riusciremo a concretizzare, quella di accompagnare sotto l'etichetta di numeri primi una mini rassegna di docufilm. Ora, io so che sei un assiduo frequentatore di film festival. Ti chiedo di essere il nostro direttore artistico e ti chiedo tre titoli da cui partiresti. Io ovviamente, quando eravamo re, non eviterei di metterlo. Bello, questa è una frase alla giapponese, non eviterei di metterlo. Beh, penso che sia uno dei 10 più grandi documentari della storia dello sport. Per chi non avesse immediata idea di che cosa si tratti, nel 1974 a Kinshasa, nell'allora Zaire, però si è sempre chiamato Congo prima e dopo, si combatte forse il più epocale match di box della storia. George Foreman, campione del mondo in carica, è sfidato da Muhammad Ali, ex campione del mondo. Il match si combatte a Kinshasa perché la borsa che viene data ai due pugili, 10 milioni di dollari, che per l'epoca era completamente fuori dal mondo, non gli avrebbero mai potuto dare negli Stati Uniti, ma il settimo uomo più ricco del mondo, l'efferatissimo dittatore congolese Mobutu, sì. Quindi si combatte all'aperto alle 4 del mattino con 90 gradi, 90% di umidità e 40 gradi. In realtà la crew non era andata per il match, era andato per girare il documentario sul concerto, che sarebbe stata una fusion tra la musica africana e la musica afroamericana, che si tenne per 3 giorni. Ma per motivi particolari, cioè un infortunio a Foreman, il match non è immediatamente successivo alla 3 giorni musicale, ma è dilazionato di un mese. E quindi loro filmarono questa serie di interviste durante il match in maniera spettacolosa, perché non c'è un io narrante nel documentario, c'è una serie di contributi di gente di altissimo livello. E voi direte, ma perché il documentario è uscito a metà degli anni 90 se è un episodio del 1974? Perché ci ha messo 20 anni ad avere i diritti. E quindi hanno consegnato alla posterità un documento che è perfettamente posizionato tra noi e l'evento, a metà strada, ed è impostato come soltanto gli americani, che hanno questo modo di comunicare asciutto, senza fronzoli, che tende ad arrivare, specialmente quando le immagini sono di quella potenza. E questo è un titolo, me ne dai altri due? Poi ti dico quelli che sceglierei io. Mi commuoverei al documentario della ESPN su Garrincha. Mm-hmm. Mi è piaciuto moltissimo. E essendo... No, dimmi qual è l'altro tuo.
Rimango in quell'ambito come produzione, Once Brothers. Sì, Once Brothers è la storia congiunta di Dražen Petrović e Vlade Divac, due favolosi giocatori di basket della ex Jugoslavia, di cui uno al momento è assente, che quando i loro due rispettivi paesi, la Croazia per Petrović e la Serbia per Divac, arrivano al conflitto, separano non solo le loro carriere, sono tutte e due nell'NBA in quel momento, ma anche la loro amicizia. Io credo che il documentario sia molto americanizzato, cioè gli americani hanno l'idea di raccontare una bella storia. Però mi ricordo che Djordjevic, serbo, mi disse: sì, però è bella raccontata così, ma non pensare che prima fosse tutto pesche e crema, perché quando noi del Partizan o della Stella Rossa andavamo a giocare in Croazia da loro, in questo caso a Šibenik, cioè a Šibeniko, la mamma di Dražen Petrović, che era posizionata sotto il canestro, ci copriva di insulti che tu non avevi mai sentito, e anziché avere Dražen che andava a dirgli: mamma, però controllati un po', Dražen andava a dire: digliene di più, digliene di più. Come dire, c'era una certa qua rivalità. È vero che erano compagni di avventure con la maglia dei Plavi, cioè degli Azzurri di Jugoslavia, però non è così forte l'amicizia che avevano, sono sempre stati rivali, e quando è scappata quella scintilla di natura nazionalistica probabilmente si sono dichiarati più per quello che erano. Tra l'altro, però il documentario è bellissimo, documentario di altissimo livello. Nell'ultima stagione televisiva in storie di Champions hai raccontato la storia della Stella Rossa, campione d'Europa nel calcio 1990-91, proprio sul crinale, sì, beh, però lì del disfacimento ho avuto balcanico. Un privilegio eccezionale, ovvero sia ho chiesto e ottenuto una conversazione di un'ora e mezza con Siniša Mihajlović, allenatore del Bologna. Sono andato a Casteldevole, in un luogo intitolato a Niccolò Galli, figlio di Giovanni, che giocava al Bologna quando morì per un incidente su un motorino. E Siniša Mihajlović per un'ora e mezza, se venisse qua adesso, si sedeste e voi lo ascoltate, non andate più via. Un aneddoto dietro l'altro, raccontato con questo ritmo slavo delle parole. Per esempio, c'è un passaggio stupendo di quella sua conversazione, perché è stata comunque... io facevo le domande, ma lui parlava. La Stella Rossa va in finale contro l'Olympique Marsiglia, e storicamente le partite delle squadre dell'Est, in particolare degli Jugoslavi, quando contavano, gli occidentali se le sono comprate. Per esempio, la Stella Rossa è in semifinale nell'anno in cui vincerà l'Ajax la prima coppa, e loro giocano contro il Panathinaikos. Vincono 4-1 all'andata e misteriosamente perdono 3-0 al ritorno. E si sa, la Stella Rossa ha venduto quella partita ai greci in cambio dei soldi per fare l'impianto di illuminazione. Quindi, avendo questa nomea, Bernard Tapie, presidente dell'Olympique Marsiglia, manda degli emissari a comprarsela, offrendo più o meno l'equivalente dell'epoca di 250 milioni di euro. Pare gli fosse riuscito in Francia col Valenciennes, l'altro, sì. Però l'hanno beccato. Sì. Commento di Siniša Mihajlović. Allora, i vecchi della squadra, vecchi diciamo anche per importanza, perché non era necessariamente dato dall'età, si riuniscono attorno al tavolo e devono decidere. E dicono: che si fa? E tutti: no, dai, stavolta ce la giochiamo. Stavolta la giochiamo, no. Ma quante volte ci capiterà? Dai, facciamo una cosa per la storia. Domani ce la giochiamo, tra l'altro. Il nostro santo protettore è San Nicola, e lo stadio di Bari si chiama San Nicola. I loro colori sono bianco-rossi, i nostri colori sono bianco-rossi. Noi vinciamo e alla fine vinceranno. Poi Siniša fa così: io Belgrado con 250 milioni compravo via Mihajlović. Io dico: cazzo, fantastico. Compravo via Mihajlović. Quindi difficile, no? Fantastico. Tra l'altro, ultima per sempre, stante il calcio di oggi, squadra dell'Est, diciamo, a vincere la Coppa Campione. Probabilmente l'ultima di sempre. Non tornerà mai più una condizione del genere, unica a sfatare il famoso Umirati Ugliepoti.
Sì, questa è una cosa bellissima. Non so quanta attrazione ci sia per il mondo slavo, però il mondo serbo è estremamente affascinante. E nella loro tradizione, per esempio, qualsiasi tifoso della Stella Rossa ti dice che storicamente i tifosi della Stella Rossa, se non ci sono almeno due giocolieri in campo, vogliono i soldi indietro. E in un sacco di partite, non gli importa se hanno vinto o perso, mai visto che tu ne li ha fatto. E questo è anche nel mondo bosniaco. Mentre gli sloveni sono diversi, più pragmatici, e nei croati, dici, i dalmati sono più vicini, invece i croati che guardano più verso l'Austria sono più simili ai centroeuropei. E quindi c'è questo antico detto che i serbi usano: umirati u lepoti, vuol dire morire nella bellezza. E quindi tante volte nella loro storia, specialmente nel calcio, questa loro tendenza a voler fare sempre la bella cosa gli è costata decine di titoli, perché loro si sono sempre fatti chiamare il Brasile d'Europa. Però non è una coincidenza che Pelé, l'ultima partita che ha giocato in Brasile per celebrare la sua inarrivabile carriera, chi ha voluto come avversario? Gli jugoslavi. Perché pensava che veramente ci fosse una sorta di filo rosso che collegasse le due culture. Non a caso lo stadio della Stella Rossa ha il soprannome di Maracanã e i tifosi dell'Hajduk Spalato sono Torcida. Cioè loro hanno questa sensazione, e deriverebbe questa storia della Torcida nel fatto che stavano vedendo una partita del Brasile quando si vide per la prima volta un mondiale in televisione nel 1954, e la Jugoslavia c'era e segna anche il primo gol del mondiale televisto col fratello di Bora Milutinovic, che era un grandissimo giocatore del Partizan, e loro si sentono molto legati al mondo brasiliano. E quando ho chiesto a un grandissimo uomo di sport, cioè, non so se qualcuno di una certa età se lo ricordano, Sergio Taucher, telecronista di Capodistria ancora, perché nel basket si vinceva così tanto nonostante Umirati Ulepotti e nel calcio no? E la risposta è stata: perché i calciatori vengono dalle classi meno abbienti e sentono di più questo concetto di rivalità gli uni con gli altri, fanno fatica ad essere veramente l'uno per l'altro, e quindi quel concetto era più facile, non ti interessava cosa faceva la squadra, tu dovevi fare la cosa giusta. I giocatori di basket sono quasi sempre dei studenti universitari, hanno più facilità a condividere qualche cosa, e pur avendo anche loro quel timbro, hanno sempre potuto sublimare lo sforzo tecnico in un altro modo. Ti tengo un attimo lì, nella ex Jugoslavia, perché mi si è aperto un link così, spontaneo. Qualche settimana fa è stato qui in zona Gigi Riva, non il calciatore, anche se c'erano dei tifosi del Cagliari fuori dal teatro convinti che arrivasse Rombo di Tuono, no, arrivava giornalista di Repubblica, scrittore, autore dell'ultimo rigore di Farouk, il rigore di Farouk Azibegic ai mondiali d'Italia 90, con cui la Jugoslavia perde nei quarti finale con l'Argentina, che poi... Esatto, se avessero vinto avrebbero incontrato l'Italia a Napoli in semifinale. Non avremmo incontrato Maradona e non avremmo sentito Bruno Pizzul dire: sono immagini che non avremmo mai voluto commentare. Ecco, a proposito di questo, credi che quell'idea, quella fantasia di Gigi Riva avesse segnato la Jugoslavia, avesse vinto quel mondiale, forse non si sarebbe disgregata così, o almeno così violentemente, così rapidamente? È vero o non è vero che Bartali ha tenuto insieme l'Italia al momento della guerra civile con Togliatti? In molti lo sostengono. Io non credo che la vittoria avrebbe procrastinato la storia. Però sicuramente avrebbero fatto per un attimo più fatica. Non credo che avrebbero fermato quello che era il processo della balcanizzazione. Ovvero sia, la Jugoslavia è stata inventata per tenere i Balcani, che sono storicamente... Com'era la filastrocca? La sai. No, non me la ricordo, non mi ricordo tutti i passaggi. Due alfabeti, arrivo al due alfabeti, tre religioni, sì. Cinque nazioni, sì. Manca il quattro, e un Tito. E un Tito. Mihajlović, per esempio, si ricorda esattamente che cosa successe quando morì, perché
ci fu un lutto nazionale e ogni anno, ancora adesso, all'ora esatta in cui morì, il paese si ferma per ricordare, anche se ormai il paese vuol dire sei nazioni diverse, però tendenzialmente tendono a fermarsi tutti quanti. Tra l'altro Tito teneva all'Hajduk Spalato, ma era costretto a fare il tifo per il Partizan, perché il Partizan rappresentava l'unità della Jugoslavia, essendo la squadra dell'esercito, e ogni sei mesi veniva cambiato il presidente, perché dovevano essere la squadra di tutti quanti, mentre la Stella Rossa è serba e fortemente connessa con la Chiesa Ortodossa. E spiegami meglio qual è il tipo di risposta che vuoi in una domanda così complicata. No, perché alla fine secondo me la dimostrazione è che hanno vinto quell'anno il mondiale di basket, ma no, anch'io sono convinto che la storia dei Balcani è tale per cui non la puoi fermare. La Jugoslavia è stata messa per quel motivo sulla mappa, e quando era evidente la disgregazione nulla avrebbe potuto fermare il crollo, e a quel punto tornano a essere quello che sono sempre stati, una delle zone più difficili della terra. Anzi, uno degli episodi iconici, deflagranti, è Zvone Boban che prende a calcio un poliziotto. Sì, e lui è molto orgoglioso di averlo fatto. Nella sua visione il poliziotto, che era un bosniaco, stava picchiando senza motivo della gente che non doveva picchiare in quel modo, e lui ha voluto rappresentare non soltanto il mondo croato, ma rappresentare un opporsi a un eccesso di autoritarismo. Quella è un'istantanea che resta lì, quella che resta davanti a tutti nella storia dello sport sono Smith e Carlos sul podio di Città del Messico col pugno guantato di nero. Io la rivista Time lo considero una delle cinque foto più iconiche del Novecento. Io penso che la più iconica del Novecento sia la fotografia scattata da Enders, ovvero sia il terzo astronauta dell'Apollo 8, nella notte di Natale del 1968, e insieme agli altri due nella condizione unica per la storia del genere umano di vedere l'alba sulla Terra vista dalla Luna. Toglie il rullino in bianco e nero, mette quello a colori e scatta questa foto che cambierà per sempre la percezione dell'uomo nei confronti del pianeta che abita. È bellissimo, azzurro, fluttuante, una nave nell'universo, e visto da lassù sembra tranquillissimo. Invece per esempio negli Stati Uniti il 1968 potrebbe essere il peggior anno della loro storia. Ogni cosa, ogni perversione, ogni tipo di assassinio consumato, eppure dicevano loro, visto da lassù sembrava così bello. Io penso che sia quella la foto più iconica del Novecento. Però la foto di quei due pugni è impressionante, perché una foto è muta di per sé, ma anche quel gesto fu muto, e rarissimamente un gesto silenzioso ha avuto la potenza che ha avuto quel doppio pugno guantato. Ed è paradossale, nel 2016 Colin Kaepernick, il quarterback dei San Francisco 49ers, è stato silente in ginocchio durante l'esecuzione di ogni inno nazionale americano, e quindi non giocherà mai più un minuto nell'NFL. E a 50 anni di distanza, la stessa persona che ispirò il gesto di Smith e Carlos è quello che ha ispirato il gesto di Capers. È difficile che un uomo 50 anni dopo possa ispirare un gesto ancora silente, ancora durante l'inno nazionale americano, e che ha generato ancora così tanta controversia. È sorprendente come un gesto silente possa essere molto più potente di un gesto che invece è rumorosamente esibito. Fra l'altro hai raccontato in una delle tue trasmissioni quanto quel minuto sul podio di Città del Messico abbia condizionato il resto della vita di loro due e anche del loro compagno di podio, sostanzialmente. Sì, sì. Adesso, per chi l'Olimpiade del Messico 68 è un'Olimpiade completamente improbabile, per tutti gli sport che avevano uno sforzo aerobico, diciamo fino ai 400 metri, fu un'Olimpiade dove ogni gara era a rischio di primato del mondo, ma addirittura nel salto triplo è stato cambiato, il primato del mondo è caduto sei volte durante la manifestazione, è quasi impossibile che questo succeda. Viceversa, per tutti gli altri sforzi era un incubo, perché si competeva a 2400 metri. Però era un mondo in una situazione estremamente tumultuosa,
e quindi gli atleti stavano mostrando più coscienza sociale di quello che avevano fatto prima e sicuramente faranno dopo. Gli atleti neri meditano qualcosa di forte, ma al momento giusto, quando si rendono conto che cosa gli costerà fare quel gesto, tutti quanti più o meno non se la sentono. Gli unici che la sentono sono loro due, che con quel gesto mettono per sempre a repentaglio le loro vite. Tommy Smith, che è quello che ha vinto la medaglia d'oro, durante l'esecuzione dell'inno nazionale, con il braccio teso, agli occhi chiusi e il corpo in tensione, è convinto che qualcuno stia per sparargli per ucciderlo. E tutti e due, quando tornano verso lo spogliatoio, sono convinti che adesso partirà un colpo di pistola e stanno cercando di guadagnare quello spogliatoio in più fretta possibile, da cui sono usciti dicendo: usciamo, facciamo quello che dobbiamo fare, ci rivediamo qui tra mezz'ora in un mondo migliore. Sono le due cose che si dicono prima di uscire, perché non si parlano durante il percorso. Io mi sono permesso questo tipo di allegorico concetto. Noi abbiamo questa fossettina all'altezza della narice e sopra il labbro, che tecnicamente parlando si chiama prolabio. Nell'antica tradizione ebraica il prolabio sarebbe l'imposizione che l'angelo della dimenticanza fa qui, perché noi, secondo la tradizione ebraica, già nasciamo a conoscenza di tantissime cose, nella loro in particolare la conoscenza della Torah, cioè i primi 5 libri della Bibbia. E il prolabio è dovuto al fatto che l'angelo della dimenticanza ci concede il privilegio di imparare in vita quello che apprenderemo. Quindi loro partono per questa avventura, sanno che faranno qualche cosa di straordinario che segnerà per sempre la loro vita, ma l'angelo della dimenticanza gli dà per un brevissimo periodo il privilegio di non sapere che quel gesto gliela rovinerà per sempre la loro vita. Sono vivi, ma la loro vita è stato un incubo. Un incubo. La prima moglie John Carlos si suicida perché non è più in grado di gestire la pressione. Tommy Smith, il giorno del funerale di sua madre, non ha bisogno di sapere che cosa pensano i suoi fratelli e il resto della famiglia. Tu l'hai uccisa, tu hai ucciso tua madre e quindi ce l'hai tolta, tu con quel gesto di cui non avevi nessun bisogno. E loro hanno vissuto tutta questa loro vita convinti che ad aver fatto la cosa giusta, ma un gesto che dura una quindicina di secondi invece gli ha rovinata per sempre. La differenza tra loro e Kaepernick è che allora nessuno li ha supportati, mentre oggi nel mondo contemporaneo quello che Kaepernick ha fatto a nome di tutti gli atleti afroamericani, che la pensino come lui, è supportato. E quindi con la potenza degli atleti afroamericani di oggi, LeBron James, sono riusciti persino a fargli avere un contratto pubblicitario per la Nike, anche se lui non giocherà mai più. Cioè, tu hai rappresentato tutti noi con quel gesto, tu meriti di essere sostenuto. Ed è una storia difficile da comprendere per noi, se non che, non so se avete visto il fatto di cronaca di ieri sera, ancora una volta un uomo di pochi anni, nel pieno della sua vita, è stato ucciso con 20 colpi di pistola. La polizia non ha bisogno di sparare 20 colpi di pistola per uccidere qualcuno. E evidentemente il motivo per cui si sono battuti Smith e Carlos, Muhammad Ali, ovvero sia che troppi corpi di afroamericani sono ingiustamente spossessati, a 50 anni di distanza è un problema ancora attuale. Sai come hai raccontato spesso, i mondiali di calcio scandiscono i tempi della nostra vita, le Olimpiadi forse le influenzano di più, almeno... Perché è l'Olimpiade di tutte le nazioni, mentre il mondiale di calcio per una trentina. Tu hai raccontato mirabilmente l'Olimpiade del 1936, che è una delle più significative della storia dell'uomo e del Novecento. Ti chiedo cosa ti ha lasciato immergerti in quella storia. Non ne sono mai realmente uscito, sono ossessionato dalle Olimpiadi del 36. Le Olimpiadi del 36 dividono lo sport in prima e dopo, sono le prime Olimpiadi moderne. Lo sfruttamento di un evento sportivo per altri fini lì raggiunge vette mai pensate e per certi versi mai più raggiunte. E anche l'Olimpiade moderna,
Leni Riefenstahl che gira con un budget spaventoso il documentario sulle Olimpiadi, che è visibile ancora adesso. Olimpia usa delle tecniche di ripresa che sono attuali oggi. Non so, faccio un esempio: Lucas, quando gira Guerre Stellari, è ispirato dai suoi documentari, non ha avuto mai nessun problema a dire: quello che girava lei negli anni 30 mi è servito per fare le scene di massa in uno dei film più famosi della storia del cinema. Hanno fatto delle cose che non si erano mai viste prima, hanno pensato cose mai viste prima, e lo sport, se mai ce l'aveva ancora, perde definitivamente la sua verginità. Non sono semplicemente delle Olimpiadi, sono un fatto umano epocale. Fra l'altro con un protagonista non calcolato da chi quella macchina l'aveva messa in piedi per celebrare un certo tipo di umanità. Beh, con una perfidia non comprensibile. L'uomo che nel 1936 era capo del Comitato Olimpico Americano, Avery Brundage, e che vinse l'uno contro uno con chi voleva boicottare i giochi, dicendo che la politica e lo sport non possono mai essere messi alla stessa pagina, nel 1968 è il presidente del Comitato Olimpico tout court. E quando ha intuito che questi atleti neri vogliono boicottare le Olimpiadi e che comunque creeranno dei problemi, specialmente quel maledetti due sprinter, che cosa fa? Chi mette nel ruolo di membrana, di cuscinetto tra gli atleti neri e il Comitato Olimpico Americano? Jesse Owens, l'eroe di Berlino 36, un uomo che non riesce a spiegare a questi due neri cosa sarebbe rinunciare a una medaglia olimpica. E mentre John Carlos è del tutto non influenzabile da Jesse Owens, Tommy Smith invece non ha perso una gara, se le volute vedere tutte le gare, e deve sentirsi dire da questo uomo del passato di non commettere l'errore di comportarsi in modo che possa costargli non solo il suo futuro, ma anche di poter avere quella medaglia, anche perché quella medaglia di fatto loro non l'hanno praticamente mai vista, non gli è mai stata revocata, nel senso che comunque risulta loro, però di fatto non ci sono mai venuti a contatto né nei benefici né nei privilegi. Pensa alla perfidia di andare a prendere l'eroe afroamericano delle Olimpiadi del 36 e metterlo nella condizione di dover dire lui a loro di non buttar via la loro vita, di non imbarazzare il paese davanti agli occhi del mondo. Le Olimpiadi che si sono disputate in Germania evidentemente hanno un filo diretto con la storia. Sono stato recentemente a Monaco di Baviera, sono stato recentemente all'Olympiastadion, ormai un po' in disuso visto che non viene utilizzato molto spesso. Ci sono 22 pannelli che ricordano la storia delle Olimpiadi di Monaco. Al 22esimo, ragazzi, ci sarebbe anche quella storia dell'attentato nei confronti degli atleti israeliani. È memoria selettiva quella. Beh sì, e Brundage è ancora il presidente del Comitato Olimpico Internazionale e davanti a un episodio del genere dite: non vedo perché le Olimpiadi non dovrebbero continuare. È sempre lui che tiene insieme tutte queste storie. Io penso che sia la peggior pagina della storia dello sport, senza mezzi termini. Insieme all'Eisel è la storia, è il momento peggiore della storia dello sport. Mi dai un assist? Sì, giusto. Torniamo a chi fa il nostro mestiere. Io nel trentennale, quindi 4 anni fa, ho voluto rivedere tutta la registrazione dell'Eisel e io credo che in quella serata ci sia stato un eroe a torto criticato e che andrebbe in qualche modo risarcito, che è stato Bruno Pizzul in quella serata. Credo che sia stata per chi fa il nostro mestiere una prova terribile. Guarda, io ho un'ammirazione sconfinata per Bruno. Ho avuto la fortuna di conoscerlo. Tra l'altro Bruno viene da una cultura dove si stappa il primo Sauvignon alle 10 del mattino e si va a lunghi. Bruno non ha la patente, si muove in bicicletta e la sera sua moglie, detta la Tigre, lo va a recuperare e l'atteggiamento della signora è piuttosto indispettito. Tenete presente che Brunone racconta degli aneddoti esilaranti, ma non necessariamente per via del Sauvignon. Quello che mi fa divertire di più che racconta lui è quello del nonno.
Il nonno è a Cormons, che all'epoca, durante la, per noi 15-18, per il resto la 14-18, è impero. E quindi, quando gli italiani arrivano a Cormons, il reggente dell'impero se ne va. E quindi gli ardenti capitani dell'esercito italiano stanno cercando di avere qualche informazione. E quindi vanno anche dal nonno di Bruno Pizzul, e posso immaginarmelo, un ardente capitano fa: dov'è il nemico? E il nonno di Pizzul gli ha risposto: tise ti il nemico, mona! Che, raccontata da Bruno Resi, l'arante. E Bruno ha detto: guarda, io mi ricordo l'imbarazzo con mia moglie quando sono entrato al Giant Stadium, dove si giocava la prima partita di quel mondiale che lui commentò, Italia-Irlanda. All'epoca c'era un comico friulano, Mandi Mandi, che tra le sue tante trovate aveva un accento proprio da collio: Bruno, molla il baby, che è proprio smetti di bere. La signora, che non ha un carattere facile, entra con suo marito al Giant Stadium e c'è un grande striscione dall'altra parte, ho scritto: Bruno, molla il baby. E Bruno mi fa, ha preso la borsetta, come ti ha detto: anche qui Bruno, anche qui Bruno, anche qui Bruno. E quindi quando lo va a recuperare la sera, e Bruno ne racconta di tutti i generi, la vedi che è un po' indispettita, ma evidentemente hanno un rapporto meraviglioso, perché soltanto le coppie di un certo tipo possono prolungare la loro imbibita, la loro esistenza in quel modo, con queste regole che possono avere soltanto persone, secondo me, particolarmente intelligenti. L'argomento Heisel, lui, quando a domanda rispondeva, tra l'altro neanche mia, io avevo il piacere di ascoltare, è esattamente quello che dici tu. Lui ha detto: avevamo centinaia di persone che volevano, toccando sul vetro della postazione, costringermi a dire: Franco e Lucia di Giulianova stanno bene, per favore ditelo, dite che Franco e Lucia di Castrovillari o di Giulianova stanno bene. Lui ovviamente non poteva fare questo, però ha progressivamente tenuto durante la telecronaca il conto, si è accorto che il numero iniziale era esponenzialmente cresciuto e non ha mai perso la tranquillità di annunciare qualcosa di così drammatico con un tono ovviamente legato al momento, senza essere preso dal panico. E io credo che sia stata un'opera veramente sorprendente. Naturalmente si tende sempre a pensare ai lati difficili della storia e non ci si medesima in chi lo doveva fare, perché l'unico contatto nella metà degli anni Ottanta in una situazione del genere era lui, che stava raccontando a quanti milioni di italiani che probabilmente avevano in qualche modo un legame lì, come cosa stava succedendo. Io penso che sia stato un lavoro straordinario, che non mi sorprende dopo averlo conosciuto, un uomo di una cultura, di un equilibrio d'altri tempi, e che ancora adesso può dirti delle cose che ti fanno pensare. Lo dice con quel tono bonario, divertito, ironico, controtendenza che lo ha sempre accompagnato. Mi permette di parlare un po' di linguaggio delle telecronache, come è cambiato. Io penso a Bruno Pizzul e ho in mente quel sportivamente drammatico 3 luglio 1990 al San Paolo, sul dischetto Donadoni, tiro parato, e lui che dice soltanto "ai", come a dire... Pensate che Bartellini, la partita più televista nella storia della TV italiana. Bartellini vince il mondiale dell'82 con campione del mondo, campione del mondo, campione del mondo. Penso si fa l'86, il 90, il 94, il 98, perché non so se il 2002. 2002 smette, chi vince il mondiale del 2006? Civoli. L'Italia con Civoli. Bruno su questo argomento impazzisce, cioè si è preso una carriera tra due mondiali, non ha mai potuto dirlo lui e ci teneva da morire. E il linguaggio. Stiamo esagerando, parliamo troppo.
Carosio, aspetta. Sì. Finale della Coppa Campioni, sì, 69. Gol di quello di testa di Pierino Prati con Rivera, sì, che parte in contropiede. Telecronaca di Carosio, adesso ci strapperemo i vestiti. Sì. Se ne va solo. Rivera? Prati. Rivera. Forse ci siamo? No. Troppo tardi. Gol di Pierino Prati. 4-1. 4-1, fine. Così. E ma così è, con questo tono, veramente. Quando sono andato a rivedere la partita dell'Inter nel 64, che vince la sua prima Coppa dei Campioni, c'è sempre Carosio, vorrei ricordarvi che in quella partita il portiere dell'Inter, Giuliano Sarti, è colpito da una pallonata al basso ventre da Jair, che calciava, all'epoca non si scaldava in campo, si scaldava nei corridoi, e questo qua, brasiliano, con la testa altrove, calciava e lo colpisce e lui si accascia. Arriva il medico sociale e parla con Sarti, e Sarti dice: mi fa male, mi fa male. E quindi il mago dice: allora gioca Bugatti, che aveva tipo 36 anni. Peppino Prisco, l'avvocato, corre da Carosio per dirgli che il portiere dell'Inter non sarà Giuliano Sarti, ma Bugatti. E Carosio prende nota ringraziando. Sfiga, Sarti, quando ha capito che il mago faceva giocare veramente Bugatti, dice: no, no, me la sento. Ma Bugatti, senza saperlo, si gioca praticamente un intero tempo nella porta dell'Inter in quel caso. Oggi difficilmente succederebbe. Il gol del 2-0 per l'Inter lo segna un altro Brianzolo, che è un giocatore di alti tempi per certi versi, ma è il gol più importante, è quello che segna la partita, quello che spacca la partita. Milani si chiama. Il gol è descritto così: Milani, rete, Internazionale 2, Real Madrid 0. Formidabile. Altra pausa. E un bel bravo a Milani. Fine. Cioè, uno dei più importanti successi della storia del calcio italiano, Carosio lo ha sintetizzato con questa metrica. Mi è piaciuto soprattutto: è un bel bravo a Milani. Però per emozionare non è necessario, insomma, esagerare. Io credo che una delle telecronache, torniamo alla modernità, quindi già in epoca di telecronache verbose, ricche, una delle telecronache più emozionanti della storia dello sport italiano sia l'arrivo di Stefano Baldini ad Atene, maratona del 2004. Franco Bragagna, telecronista davanti a cui io mi tolgo tutti i cappelli, me lo rimetto. Dice semplicemente: bravo, bravo, bravo alla Carosio. Però a me fa venire la pelle d'oca. Sì, penso che ogni tanto il silenzio batta la parola, specialmente in un momento emotivamente importante. Sono perfettamente d'accordo. Infatti mi ricordo varie volte Flavio nei momenti chiave delle finali NBA dire: qui stiamo zitti, lasciamo che l'ambiente parli di noi, per noi, perché lo farà meglio di quello che diciamo. E poi davanti al capolavoro della carriera di Michael Jordan lo si acclama, come è capitato a Flavio dopo quella gara contro Utah. Però lì in quel momento ti accorgevi che stavi vedendo la storia dello sport, perché questo qua aveva fatto una roba che non si la raccontiamo. Beh sì, cioè i Bulls stanno giocando la gara 6 della finale del 1998 e il risultato in quel momento è 3-2 per i Bulls. Se Utah avesse vinto quella partita, poi avrebbe avuto la settima in casa e sarebbe stata un altro tipo di gara. E mancano 42-44 secondi alla fine e i Bulls sono sotto di 3. Jordan si fa dare la palla e da lì in poi, fino alla fine della partita, nessun altro giocatore della sua squadra toccherà il pallone, perché lui si fa dare la palla, segna subito, meno 1. Sul possesso successivo degli Utah Jazz ruba la palla a Karl Malone e se la tiene sotto il braccio, come dire: adesso io vado di là. Non gioca nessuno degli altri, lui fa allargare i suoi compagni mettendo due tiratori, Steve Kerr e Tony Kukoc, sui due lati, dopodiché vede che tipo di reazione ha la difesa. Naturalmente io guardavo attorno e c'era un pubblico di 21.000 persone, di cui molte così: ecco, adesso vince, adesso segna. Era proprio, avevi la nettissima sensazione, prima che succedesse
di averlo già visto, adesso si sa che cosa fa, e lo fa. Stockton cerca un tiro da 20 metri e la palla esce. Io penso che una cosa così la può fare uno che, come Mohamed Ali a Kinshasa, ha portato il suo livello mentale verso il 20% dell'utilizzo delle nostre facoltà, quando noi mediamente facciamo fatica ad arrivare al 15%. Sono degli uomini che sotto pressione riescono ad andare là. Lui aveva un controllo totale di quello che succedeva, aveva 20.000 avversari in tribuna e 5 in campo. Ha deciso: adesso la vinco, rimanendo lucido. E è quasi impossibile che un atleta possa fare quello che ha fatto lui quella sera. Infatti, secondo me, avrebbe dovuto ritirarsi lì per sempre, avrebbe dovuto lasciare quel tiro come l'ultima cosa che aveva fatto nello sport, perché non ho mai visto un atleta avere così tanto controllo di quello che lo circondava in una partita che assegnava il titolo. Del resto l'aveva fatto anche con 39 di febbre. Sì, beh, quella lì è fuori dal mondo. Non esiste. L'anno prima, sì. Cioè, è praticamente vittima di un'infezione intestinale ed è piegato in due ancora 3 ore dall'inizio della partita. Ha perso qualsiasi tipo di liquido, non è in grado quasi di scendere dal letto. Eppure 3 ore dopo giocherà questa partita dominandola. E siccome è impossibile che un essere umano faccia così, dopo anni qualcuno gli ha chiesto: ma come hai potuto farlo? E lui ha confessato che cosa ha fatto, perché io mi ricordo che lui non ha fatto il riscaldamento, era seduto sulla panchina e aveva questo asciugamano sulla testa e non si muoveva come una salamandra, e io avevo il privilegio di poter essere sul campo, perché a differenza di Chicago, dove si andava al terzo piano, la nostra postazione era sul campo quasi, e quindi io mi sono andato lì e mi ricordo espressamente di aver fatto segno verso Flavio Tranquillo: e quando gioca questo qua? Naturalmente Phil Jackson va al tavolo e annuncia i 5 giocatori che entreranno, e col numero 23 per i Bulls Michael Jordan. Flavio si toglie il microfono davanti, fa: bravo, sei un grande giornalista, Fede, cazzo, veramente, come prendi tu le notizie? Io dico: ma era morto, era una salamandra, come può giocare? Credo che sia svenuto un paio di volte durante la partita, gli hanno fatto varie flebo, e lui anni dopo ha spiegato come aveva fatto a giocare così, cioè nel letto di dolore, in pieno deflusso dell'infezione intestinale, lui si è immaginato ogni possesso della partita dal primo al 48esimo minuto. Quindi loro faranno questo e io farò questo. Non è pensabile che un essere umano possa arrivare fino lì. Non è pensabile. Cioè, è veramente l'ennesima conferma. Primo, che quello che ha detto il giorno che lo hanno messo nella Hall of Fame, dal suo punto di vista, ha un senso. Cioè, se io non accetto l'idea di limite. Secondo, noi non ci rendiamo conto della potenza del pensiero umano. Noi non abbiamo idea di quale sia il vertice a cui possa arrivare un pensiero umano. Oh, abbiamo fatto l'esempio di chi con la pressione ha saputo convivere, anzi coesistere serenamente, farne un motivo di successo. A proposito di pressione, sei stato in Brasile nel 2014 raccontato il mondiale del 1950. Beh, insomma, brasiliani di pressione in casa ne hanno sempre avuta tanta. Domani comincia la Coppa America. Ce la fanno stavolta? Beh, sono la squadra più forte in Sud America, non credo ci siano dubbi. Adesso, al di là del problema Neymar, obiettivamente il Brasile è in un buon momento per di quantità di talento che hanno e di capacità di giocare assieme. Brasile secondo me è la squadra che ha più talento al mondo, senza nessun dubbio. Però noi perché tifiamo in Coppa America? Bueno, vamos! Arriva Perù, caraco! Sì, no, beh, certo, io ho una discreta simpatia per i loro mortali rivali, però obiettivamente il Brasile è più forte, sì. Però mi ricordo quando l'Argentina andò in finale al Mondiale e questo gruppo di argentini che presero possesso della città e andavano lì a cantargli sulle note di un vecchio pezzo dei Creedence Clearwater Revival: Brasile, decimelo che siente tenere a casa tu papà. E i brasiliani gli volevano staccare la testa, e questi qua erano 60.000, solo 20.000 potevano entrare allo stadio, e si sono accampati nella città prendendolo, dividendo il mondo tra loro e i brasiliani. Per loro i brasiliani pecio frio,
cioè cuore freddo. Noi pecho caliente, perché noi siamo argentinos. Perché gli inglesi hanno inventato il calcio, ma noi abbiamo inventato l'amore per il gioco, sì. Ed è così, no? Probabilmente sì. Vale per tutto il Rio della Plata, però c'è anche gli uruguayani. Sì, che non scherzano da quel punto di vista lì. Perché si parla sempre di Brasile e Argentina, ma Argentina-Uruguay quando si incontra è peggio. Beh, sì. Si menano davvero. Sì, e poi comunque c'è quel precedentino del 50 che incide abbastanza. Esatto. Ti chiedo in questo senso, per un amante del calcio, arriviamo, dopo un'ora ti ho portato sul calcio. Più di un'ora, abbiamo quasi finito. Bisogna andare a vedere una partita in Argentina. Sì, non abbiamo mai visto il gioco del calcio in uno stadio se non andiamo in Argentina, secondo me. L'ultima volta che ho visto una partita è stata mentre giravamo un documentario a Rosario, e il Rosario Central giocava contro il Palmeiras di Gabriel Jesus, tra l'altro, che adesso gioca al City, alla Rojito, alla Gigante Arroyo, cioè in casa. La partita, per esigenze televisive, giocava alle 10 di sera. Lo stadio era completamente pieno tranne la curva dei tifosi del Palmeiras, che erano isolati. Sulla curva dalla parte opposta c'era, su un enorme trespolo, una sorta di direttore d'orchestra. Praticamente tutti i presenti, che erano circa 50.000, devono avere nel repertorio le 15 canzoni del Rosario Central, e lui da là decide quale si deve cantare. E la cosa che mi sorprendeva era il pubblico, perché c'erano molti madre e figlia senza il papà che cantavano, oppure bambini che erano sulle spalle dei genitori, che partecipavano a questa celebrazione, a questa impressionante liturgia, e che poi sarebbero crollati alla fine della partita. E la partita si svolgeva in un contesto dove praticamente tutti i presenti conoscevano ogni parola delle canzoni, un repertorio complicato perché 15 sono tante, e anche quando il Palmeiras segnava loro non smettevano, avevano questo ritmo che doveva seguire per tutta la partita. Quindi è vero, il loro modo di stare di fianco ai loro giocatori non ha eguali. Non ha eguali, c'è un ritmo della partita che è dato dalla sezione ritmica, da questi tamburi che suonano, che hanno un'origine antichissima, e la partita segue il ritmo di chi la canta insieme ai giocatori, che a questo punto si devono comportare anche in un certo modo. Io non ho mai visto una cosa così. La partita è stata bellissima, finita 3-3, giocata anche proprio bene. E io mi ricordo che il giorno prima, quando eravamo visitato lo stadio, avevamo notato che tutta la zona dello stadio era circondata di grandi murales. Cioè, ce n'era uno bellissimo su Angel Di Maria, ex giocatore del Rosario Central. E quindi pensai, dai, domani giriamo davanti a questo. Ma quando siamo tornati il giorno dopo, ce n'era un altro. Un altro. Ma come, un murale così bello? L'avete coperto? Sì, sì, ne avevano fatto un altro sulla partita precedente. E mi ricordo che questi bambini che stavano andando via a mezzanotte e mezza, che ormai dormivano sulla testa dei loro genitori, si vedeva che avevano contratto lo stesso virus, che lo daranno ai loro figli. Come se sia fondamentale che queste squadre vengano seguite indipendentemente dall'esito tecnico. Si devono impegnare, devono poner huevos, e noi li portiamo fisicamente col braccio con questo gesto. E in questo senso ti chiedo, che occasione sprecata è stata quella finale di Libertadores non giocata a Buenos Aires tra River e Boca? Io leggo spesso il Clarín argentino e mi ricordo il titolo Un país de enfermos mentales. Ma come, ci guarda tutto il mondo e noi ci comportiamo così? E faceva notare, se si chiama Copa Libertadores vuol dire che parla di Simón Bolívar e tutti quelli che ci hanno liberato dagli spagnoli, e dove si va a giocare la partita? Nella capitale degli spagnoli. Quindi questa non può essere la Copa Libertadores, perché non si va a casa di quelli che ci siamo liberati a giocare la Copa Libertadores. Per l'Argentina è stata un'umiliazione da cui non so quando si riprenderanno. È stata una grande occasione sciupata e anche, insomma, una ferita per chi quella partita l'aveva vissuta come l'evento del secolo per il calcio sudamericano. È argentino di sicuro. Tra l'altro, secondo me, la seconda è stata anche una bellissima partita. Non sono stati in grado di controllare il loro testosterone. Con
con la fissione argentina non puoi mai sapere, perché ci sono troppi interessi attorno al calcio argentino. I tifosi vengono utilizzati anche per interessi politici. Per esempio, storicamente la tifoseria dell'Independiente è legata al sindacato degli autotrasportatori, che in un paese con le caratteristiche dell'Argentina è fondamentale. La Kirchner mandò gli ultras del River a ricevere l'Argentina, che aveva preso 4 gol dai tedeschi al mondiale, per far vedere che erano vicini, ma non era quello il sentimento della nazione. Sono molto potenti e vengono utilizzati tanto. Mi piace di più pensare all'aspetto emozionante del loro modo di stare col pubblico e delle partite. Siamo quasi alla fine, ti faccio una raffica di domande così, quasi da sì e no. Arrivano i marziani sulla Terra e il destino dell'umanità dipende da una singola partita di calcio. Cristiano Ronaldo o Messi? Ne puoi scegliere solo uno, ovviamente. Secondo me Messi più forte, ma l'altro è un cannibale, peggio il cannibale. Anch'io, esatto. E questa è la differenza per cui credo si possano amare entrambi. Sì, sì, rappresentano due modi opposti di stare al mondo al miglior modo possibile. E ti chiedo, l'altro giorno guardavo per caso su Sky un documentario sui Celtics dell'86 con Bill Walton, Larry Bird, Kevin McHale, Danny Ainge, tutti bianchi. Adesso non la potremo mai più vedere una squadra, no, così. Così tanti bianchi forti nella NBA è impossibile. Il mondo, a meno che non siano giocatori che vengono dal vecchio mondo, allora c'è qualche possibilità, ma bianchi americani così forti contemporaneamente è quasi impossibile. Però nella lega più fisica della storia delle leghe professionistiche sportive domina un normodotato, possiamo definirlo così, Steph Curry. È il motivo per cui secondo me il basket è il più bel gioco del mondo, perché permette ancora, essendo un gioco esatto di controllo della palla, che un giocatore possa avere quelle doti e costringere il gioco a cambiare. Qualche anno fa Steph tirava da 9 metri, superata la metà campo, quindi è come se prendesse il gioco e costringesse il campo ad allungarsi. Non lo sta allungando nel numero di metri, ma lo sta allungando nella concezione della pallacanestro. È stato un momento assolutamente traumatico per il mondo americano, perché questo ragazzo normodotato, che non pensereste se fosse qui sia un grande giocatore di basket, ha costretto a cambiare delle cose del gioco. Tenete presente che il basket, essendo lo sport più duttile del mondo, non soltanto per le sue caratteristiche di analitica e di chi è praticato, ha cambiato le regole in relazione ai giocatori. I giocatori che costringevano, ritenevano, col loro modo di giocare, costringevano a pensare che fosse desueta una norma, costringevano a cambiare la norma stessa, i 3 secondi, la dimensione dell'area. Sono stati dei giocatori che per le loro doti hanno costretto chi lo governava a cambiare il regolamento. Mettiamo il tiro da 3 a 8 metri adesso. Se continua così l'evoluzione del gioco si porterà più in là, sì. Ti chiedo, chi vince stanotte? Io credo che quella serie sarebbe stata 4-1 Golden State con Kevin Durant, senza nessun problema, perché se c'è un giocatore che mette in difficoltà Golden State è Kawhi Leonard, perché non hanno nessuno per marcarlo, e avendo avuto Kevin Durant, Leonard doveva interessarsi di lui. Sinceramente Toronto avrebbe fatto fatica a giocare questa serie. Invece Leonard, secondo me, rifà un'altra partita prima o poi. Gli auguro che sia stasera, perché non vorrei mai andare alla settima contro una squadra che ti ha rimontato 2 partite. Gli auguro sia stasera e che lui faccia la partita che gli serve per vincere. Se no, se vanno alla settima, francamente c'è qualcosa che non va. Per un tifoso di pallacanestro reggiana, gara 7 è una brutta parola. Bruttissima parola. Ti chiedo, mi ha chiesto un mio amico di chiederti il tuo quintetto ideale nella storia dell'NBA. Domanda difficilissima. Sì. C'è una risposta? Sì, c'è un giocatore che ci deve essere per forza. Io ho un'autentica venerazione per Will Chamberlain, perché quando raccontai la storia su di lui per l'NBA dei vostri padri mi permisi questo finale: c'è una remotissima possibilità infinitesimale che nasca un altro Michael Jordan, ma non ce n'è nessuna che rinasca Will Chamberlain. Io credo che passa una volta nella storia dell'umanità un uomo del genere, è passato, c'è la possibilità di vedere come giocava, come si comportava,
e poi è veramente un uomo che ha messo in difficoltà l'FBI, cioè il famigerato Hoover, l'uomo che aveva il controllo totale del paese, che ha ricattato tutti i presidenti americani di cui conosceva tutte le storie, soprattutto JFK, John Fitzgerald Kennedy, aveva inserito nel faldone di uomini potenzialmente pericolosi per questo paese un uomo che non ha mai parlato di politica nella sua vita, ma il comportamento di quell'uomo era estremamente pericoloso. Si vedeva che anche lui limiti e regole non li riteneva applicabili, e questo è sempre molto eversivo come concetto. Tra l'altro l'hai visto. Sì, è nel mio primo soggiorno negli Stati Uniti nel 1978, mio padre, per l'esame di maturità passato, mi regala un soggiorno studio all'Università di California Los Angeles. Entro nel luogo dove si gioca al coperto e la prima persona che vedo è lui, ha oltre 40 anni, alla canotta, è in condizioni fisiche spettacolose, è nettamente il miglior giocatore sul terreno di gioco, anche se gli altri sono tutti giocatori che giocavano nell'NBA. E mi ricordo che l'anno successivo Magic Johnson, che era diventato il padrone della città, si permetteva di arbitrare la partita, cosa che nessuno faceva in precedenza, e quindi gli chiama un'infrazione di passi. E Will Chamberlain non dice niente. Magic Johnson, che aveva appena vinto l'NBA, a questo punto crede di poter continuare a giocare come aveva fatto in precedenza, e quindi tende ad andare al ferro. Lo fa 4 volte di fila. La prima gliel'ha mandata a San Bernardino, la seconda a San Francisco, la terza gliel'ha mandata a San Diego, la quarta alle Hawaii. E a questo punto Magic Johnson ha ritenuto opportuno da lì in poi tirare soltanto da fuori. Come dire, io ho smesso da parecchi anni, però se volessi tornare a dominare l'NBA, come ti ho dimostrato adesso, lo potrei fare. Io non ho mai visto un'esibizione così. Di quella tua esperienza lì, e siamo alla fine, davvero, a UCLA, il tuo compagno di stanza, me lo vuoi raccontare? Io sono convinto che sia lo zio di Jeremy Lin, perché si assomigliano troppo. La storia è simile, ovvero sia vengono da Taiwan tutti e due, e il mio compagno di stanza ha cercato di ammazzarmi. Così? Io, un discreto stronzo, perché volevo dirgli che non si può pronunciare una parola con gli ideogrammi in maniera corretta, e quindi gli ho detto: mi scrivi il soprannome che avevo al tempi del liceo, cioè Griso, e l'ho scritto. Quando poi gliel'ho fatto rivedere a tradimento, lui non l'ha pronunciato giusto, e l'ha presa male. In più lui si alzava presto e io più tardi, perché avevo lezione più tardi, cioè credo di aver creato un minimo di disturbo nella sua vita. E lui un giorno ha cercato di uccidermi nella stanza. Mi ha fatto delle cose sorprendenti, perché mi sono fatto male subito nella collutazione, e lui, con una fantasia da film degli anni 70 cinesi, mi teneva per il collo, intanto camminava su e giù la parete. Io ho detto: Fede, sono stati 18 anni così così, ma sono finiti, perché adesso mi uccide. E invece, meravigliosamente, dopo, a un certo punto ha smesso. Mi ha detto: forget it, ci sono. E poi però ha deciso di curarmi la mano che mi aveva distrutto, e lì mi ha fatto veramente male. Però cosa volevo dire? Mi aveva salvato la vita. Sono andato al centro medico di UCLA, gli ho chiesto cosa mi sarebbe, se mi potevano prendere cura della mano, e mi hanno detto: sì, le costa 5-6 mila dollari. Ho compreso che negli Stati Uniti meglio non chiedere una prestazione medica. Però il medico, con molta delicatezza, mi ha detto: senti, io penso però di poterti dare un consiglio. Hollywood Free Clinic, la parola free mi piaceva, ho preso l'autobus, sono andato, e ogni volta che sono a Los Angeles passo sempre davanti alla clinica, perché c'è ancora. Entro in questo posto e noto che quello di fianco a me, Paco, messicano, aveva ancora il coltello qua. Ho detto: bene, chiedo. Quando è il mio turno, mi riceve un bel medico, un bel tipo, che prende la mano e interpreta l'Amleto dicendo ai suoi assistenti: la domanda è una sola, prendendomi la mano: fracture or no fracture? Orca madosca. Adesso mi dà il verdetto: no fracture. Oh, benissimo. Non mi ha detto molto consiglio su come dovevo comportare, però ho passato il rimanente mese e mezzo nell'incubo che il formosano, che se n'era andato, tornasse e mi finisse per sempre. Grazie. Signori, Federico Buffa, che sarà domani sera in Piazza Maggiore a Bologna con uno spettacolo dedicato all'Italia del Mondiale 82. Poi ti aspettiamo a ottobre al Palapanini
con il rigore che non c'era, e quindi sarei di nuovo qui dalle nostre parti.